spero male. Benvenuti all'interno di questo nuovissimo contenuto multimediale. Venite qui, voglio parlarvi faccia a faccia senza alcun tipo di timore. Come ben sapete, in quest'ultimo periodo mi sono dovuto necessariamente specializzare in musica di me. Abbiamo ascoltato alcune canzoni di alcuni TikToker della mia. Abbiamo ascoltato l'album di Ilias Maluma che ci ha fatto rotolare i testicoli in giro per il mondo. E oggi, senza alcun apparente motivo, ho deciso nuovamente di rovinarmi la vita assieme a voi. Come avrete sicuramente intuito dal titolo, infatti, andremo a reagire assieme alla canzone inserita in mezzo a 18.000 virgolette, alla canzone Non ce n'è, realizzata ormai dal celeberrimo fenomeno trash e osannato fenomeno di sto c***o Angela Chianello, definita anche Angela da Mondello. Buongiorno da Mondello. Per chi in questo momento si trovasse fuori dal mondo e non riuscisse a capire di che cosa esattamente sto parlando, voglio farvi mente locale. Quest'estate, l'estate appena trascorsa, mentre tutto il mondo era impegnato a debellare una pandemia globale che ad oggi non siamo riusciti ancora a sconfiggere, alcuni individui, anzi molti individui non dotati di intelletto, pensavano bene di trascorrere le proprie giornate ridendo a non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Meritate l'estinzione. Ve lo dico senza alcun timore e senza alcun pelo sulla lingua, meritate l'estinzione. Come i rinoceronti. Sembrerà una frase qualunquista, ma in realtà non lo è perché è realista. Ma solamente all'interno di un paese come l'Italia, grazie alla talent scout Barbara D'Urso, saremmo appunto riusciti a rendere virale, famosa, qualsiasi altro tipo di aggettivo che vi venga in mente, una bagnante siciliana che stava trascorrendo come di consueto la propria quotidianità prendendo il sole in riva al mare e rispondendo in maniera spontanea ed ignorante ad una domanda posta dall'intervistata. No, qui non ce n'è cosa. Non ce ne siamo riusciti a farlo diventare una sorta di tormentone. Un tormentone di merda. E sottolineo nuovamente che meritate l'estinzione di massa, compreso io. La canzone è stata pubblicata il 10 novembre, quindi esattamente in 3 giorni ha realizzato 930.000 visualizzazioni. Io in questo momento ovviamente dovrei invocare Gesù e tutti quanti i suoi amici apostoli, ma è meglio che mi contengo, altrimenti mi debellano il canale. Per fortuna il riscontro a livello di like dislike, scusate, mi è rimasta in testa la canzone di Anthony Di Francesco. Il confronto tra like dislike è imbarazzante: 11.000 like contro 64.000 dislike. Per fortuna, e sottolineo per fortuna, un minimo di intelletto alla gente comune è rimasto. Comunque, nonostante questo preambolo, probabilmente a qualcuno non fregava un cazzo, vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove tendenzialmente pubblico foto del mio pube fosforescente, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. C'è un tasto con scritto iscriviti, è semplicissimo. Non voglio dilungarmi ulteriormente perché sarebbe una cosa completamente inutile, perciò direi di partire. Partiamo! Allora, ho già visto una cosa che non mi piace: la limousine. Sfatiamo questo mito che la limousine sia qualcosa di figo. La limousine fa cagare, fa schifo. Oddio, sto già provando dell'imbarazzo. Mamma mia, sto cringiando potentissimo. Quanto c***o dura sta intro? Vi prego, fate iniziare sto schifo, fatelo iniziare. Pronto, Angela? Pronto, Nozial, ma dove siete? Ma chi è che parla al telefono così? Chi? Nessuno! Questo è il mio momento, questa è la mia storia. Ti farò vedere un po' come si vola. Mamma mia, ma cos'è questa cosa? Che cos'è questa cosa? Cos'è? Cos'è? Spiegatemelo! Se metti sopra il cielo come Samacio, vieni con me in questo magico viaggio. Alza, alza, quel volume, siamo leggeri. Il bello è che questa canzone è stata completamente costruita su un qualcosa che in realtà non dovrebbe far ridere, perché riguarda una pandemia globale. Non l'avete ancora capito? Alza, alza, tutto è più bello, forza ragazzi, buongiorno da modello. L'Italia è veramente capace di far diventare famosa chiunque, porca tro... Che cos'è sta cosa trash? Cos'è? Ma con che coraggio vi alzate la mattina e realizzate un video del genere? Con che coraggio? Sto pezzo, spacchiamo tutto. Ma poi chi è sta gente? Chi è? Chi è che li ha chiamati? Chi sono? Chi sono tutti questi? Se li conoscete fatemelo sapere, io non li conosco. La bolla parla, è un'onda d'urso. Non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Non ce n'è, non ce n'è.
la pelle d'oca, ve lo giuro, ma non in maniera positiva. Ho la pelle d'oca per altri motivi. Quando la mattina io mi sveglio e penso che Angela da Mondello ce l'abbia fatta nella vita, perché questa è la massima aspirazione di Angela da Mondello, a me sale il ribrezzo più totale. E non so se ne siete a conoscenza, ultimamente Angela da Mondello si è mostrata sui social mentre firmava un contratto con Lele Mora. Non so se tutti quanti voi che mi state guardando in questo momento conoscete Lele Mora, ma Lele Mora è un personaggio molto particolare. Nella sua vita ha affrontato diversi procedimenti giudiziari per spaccio di droga, evasione fiscale, vallettopoli, non me li sto inventando, sto leggendo tutto su Wikipedia, è pura informazione, bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale, ed ultimo ma non meno importante, favoreggiamento della prostituzione. Non voglio aggiungere altro. Ma chi è che ha voglia di tirar su le mani in questo periodo per ballare e cantare? Chi? Spiegatemelo, trovatemi una sola persona che vuole festeggiare questo periodo di merda. Ti ho detto che non abbiamo voglia, smettila, ti prego, devi ascoltarmi. Gioca con me, I'm the king, sono il tuo re, you are my queen. Gioca con me, prendi quel jean. Ma io che cosa sto guardando? Esattamente che cosa sto guardando? Perché ho deciso di farmi del male? Dovete spiegarmelo. I'm the king, sono il tuo re, you are my queen. Gioca con me, prendi quel jean. Io non posso continuamente ascoltare questa musica, mi sto abituando troppo male. Tra Ilias Maluma, i tiktokers e quant'altro, basta. Il mio corazzo che slida, c'è tanto fumo, sembra essere in giamma. 3 metri sopra il cielo, sì, ma in una vice. Tra l'altro, piccolo aneddoto, perché a me piace dare questi piccoli aneddoti del c***o. Questo video che state guardando è stato girato completamente in pieno COVID, in pieno nuovo DPCM, non rispettando una sola regola impartita dal governo italiano e da Giuseppe Conte. Infatti, se non sbaglio, non so se tutto il team o solamente Angela da Mondello ha preso una bellissima multa salata. Pagare! Togli quella maschera, carioca, solo io e tu inizi, adesso gioca. Regalatemi un briciolo della vostra felicità, vi prego, ne ho veramente bisogno. Irresponsabile, la vibrazione. Per essere un pezzo musicale trash, comunque devo dire che si sono impegnati. Almeno questo si sono dati da fare. Questo pezzo mi fa morire. Non ce l'è, non ce l'è, non ce l'è. Non ce l'è, non ce l'è, niente. Ma lei quanto se la crede? Quanto se la mena? Ma chi sei, Angela? Tira sulle mani se hai voglia di cagare, tira sulle mani se hai voglia di pisciare. Provate ad andare a cantare questa canzone, in particolare questo pezzo, ai poveri imprenditori che hanno dovuto chiudere la propria attività a causa di questa pandemia. Provate! Quanto conta, conta e quale nessuno conta, in questa Italia senza un'impronta, tutti rinchiusi come in galera, solo causa. Hanno pure il coraggio di scrivere un testo con un minimo di significato, ma che credibilità avete? Tutto questo non ha un senso, chi governa non ha un consenso, chi ci rappresenta si rappresenta e non guarda noi, coscienza spenta! Non aggiungo altro, altrimenti rischierei di essere troppo volgare. Ma almeno i ballerini sono stati avvisati che la loro coreografia avrebbe fatto parte di questa canzone? Io credo proprio di no, perché altrimenti non mi spiego una cosa del genere. O li avete pagati 40.000 euro a testa o non me la spiego. Quale sarebbe il tuo curriculum? Niente, sono un ballerino di fama internazionale. E dove ha ballato negli ultimi mesi? All'interno della canzone Non ce n'è di Angela da Mondello. Avanti il prossimo! Tira sulle mani se hai voglia di spegnere sta merda. Tira sulle mani se hai voglia di spegnere sta merda. Non c'è niente! Che fastidio, mamma mia. Non c'è niente! Che fastidio. Avete presente che cos'è il fastidio? Io sì, in questo momento lo sto provando. Questo è un videomessaggio per il signor Conte. Attenzione, c'è pure un videomessaggio per il signor Conte. Vedo tutte queste persone, tutti questi esseri umani. Sì, li vediamo. Prima avevano una vita, avevano un'attività e potevano dare da mangiare alle proprie famiglie. Adesso grazie a voi, persone potenti, non possono più. Sebbene il discorso sia giusto,
giusto. Perché dovrei prendervi seriamente dopo un video musicale del genere, realizzato con Angela da Mondello, in cui la frase più ricorrente è "non ce n'è", riferito al Covid, riferito al momento in cui una bagnante siciliana chiamata Angela se ne poteva altamente delle regole imposte dal governo italiano ed era lì tranquilla a prendere il sole senza mascherina, senza niente, senza farsi problemi. Perché dovrei prendervi seriamente? Grazie mille di cuore, eh. Allora, voglio fare un po' di considerazioni. Al di là del prodotto musicale in sé, che non è nemmeno definibile come canzone, perché questa non è una canzone, è altro, ma chi se ne frega? Io in questo momento non capisco, ve lo giuro, quali fossero le reali intenzioni di tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto. Nei primi 3 minuti vedo esclusivamente un gruppo di persone che se ne frega altamente, se ne sbatte proprio i coglioni di tutto ciò che sta accadendo in Italia, ma anche nel mondo. Addirittura, come vi ho detto prima, il video musicale è stato realizzato poche settimane fa, se non sbaglio. Negli ultimi 20 secondi, invece, il messaggio che viene trasmesso è un messaggio che in qualche modo può rappresentare una grossa categoria di persone. Però appunto io faccio veramente fatica a dare adito, a dare credibilità a delle persone che fino a pochi secondi prima ballavano sul "non ce l'è, non ce l'è, non ce l'è" e poi mi fanno un discorso del genere. Non so se mi sono spiegato. È esattamente come se io sottovalutassi la situazione attuale che ognuno di noi sulla propria pelle sta vivendo, per poi mandare un messaggio di solidarietà e speranza per tutte le categorie di lavoratori colpite. Non ha senso, non è coerente il discorso fatto inizialmente rispetto al discorso conclusivo. Detto ciò, il percorso artistico di Angela da Mondello, lo capirebbe anche un bambino di 2 anni, è un percorso artistico destinato ad esaurirsi in breve tempo. È quel solito fenomeno mediatico che ha l'apice di popolarità per poi finire nel dimenticatoio nei mesi successivi. Accadrà esattamente questo. Io, detto sinceramente, mi sono anche stancato di questi fuochi di paglia, li definisco in questo modo, anche perché sapete qual è il rischio che corriamo. Il rischio sta nel fatto che se Barbara D'Urso continua a far diventare celebri queste persone, perché è colpa di Barbara D'Urso se queste persone diventano, cioè è colpa ovviamente delle persone da casa, che sono delle persone depensanti a questo punto, però l'origine di tutto è Barbara D'Urso, che chiama questi fenomeni mediatici nel proprio programma, alimentandone ancor di più la fama. Lo spettatore medio italiano che guarda la televisione vede questa Angela da Mondello diventata famosa grazie ai social e ovviamente è portato a pensare che chiunque sui social può diventare famoso in così poco tempo e facendo un c***o. E non è questo il concetto che deve passare, perché sui social ci sono tante altre persone che hanno qualcosa di interessante da dire. Ci sono divulgatori scientifici, ci sono persone specializzate in un determinato settore, o ci sono persone semplicemente che portano dell'intrattenimento ormai da anni. Ma se noi continuiamo nel corso del tempo a far diventare famosi persone di questo tipo, una bagnante siciliana che stava semplicemente prendendo il sole ed è diventata famosa per una risposta che ha dato ad una giornalista, non so in che direzione andremo. Sono molto preoccupato. Benissimo, sono riuscito a sfogarmi riguardo a questo argomento. Era da un po' di tempo che volevo dire queste cose. Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se concordate con me oppure se non siete d'accordo con me. Non c'è alcun problema, apriamo un dibattito. I commenti di YouTube servono anche a questo. Io vi ringrazio, spero che in qualche modo il video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre vi voglio bene, vi mando un enorme abbraccio, un enorme bacio a distanza e ci rivediamo presto nel prossimo video. Bella.